Benvenuti nell'ottavo episodio del Road to Scudetto. Oggi tocca al Verona e l'obiettivo è quello di vincere il campionato nel minor tempo possibile. Qui nello schermo potete vedere la grafica aggiornata con la Fiorentina che al momento detiene il primo posto di questa serie. Infatti ha vinto il campionato in soli 3 stagioni. Con il Verona sarà quasi impossibile riuscire a battere la Fiorentina, ma anche solo pareggiarla. Ma occhio al video di domani, perché ci sarà l'Inter e poi la Juve e poi la Lazio. Mi aspettano 3 video veramente molto 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 interessanti. E io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per avere il prossimo episodio subito domani alle ore 14:30. Detto questo, non perdiamo tempo, iniziamo subito a lavorare su questo Verona. Allora, devo dire una cosa: ho studiato un po' la formazione e mi aspettavo una situazione molto più complicata. Attenzione, perché questo Verona potrebbe davvero essere la rivelazione della serie. Budget di 17 milioni, ho già speso un milioncino circa per prendere tutti quanti i preparatori atletici. Il modulo vi ricordo che non possiamo cambiarlo, quindi ci tocca giocare con la difesa 3 e con questo 3-4-2-1 con 2 AT. Sulle fasce abbiamo Doig, che è un giocatore straordinario, ci mette circa 20 settimane per diventare un esterno sinistro. Non possiamo venderlo anche perché c'è la regola delle 3 bandiere e Doig deve assolutamente essere una di queste. Per il resto la situazione non è niente male, anche perché ci sono tantissimi giocatori che possiamo vendere per accumulare soldi. Ad esempio Saponara, che ha il contratto in scadenza, lo metto sul mercato, gli rinnovo anche il contrattino, così magari possiamo vendere una cifra più alta. C'è anche Faraoni, che è un esterno molto molto interessante, in poche settimane diventa un esterno destro perché lui è un terzino offensivo, ma sulle fasce siamo coperti perché sul lato opposto a quello di Doig abbiamo Terracciano. Ve lo faccio vedere subito, è quello qui, giocatore che mostra un ottimo potenziale e secondo me con il banchettino del cambio ruolo che gli vado subito ad inserire potrebbe diventare anche lui una delle bandiere. Di conseguenza ci possiamo liberare degli esterni di troppo, come ad esempio Faraoni, ma anche Lazovic, che ha 32 anni. Volendo può fare anche la T, però preferisco venderlo per fare soldi. Comunque mi metto qui con il turbantello, vendo tutti quanti i giocatori che non rientrano più nei nostri piani e poi ci vediamo direttamente all'inizio del calciomercato in entrata. Siamo arrivati ad agosto e non arrivano più offerte, questo perché ho venduto tutti i giocatori che non rientravano nei nostri piani. Budget di 54 milioni, mica male, cavolo. Diamo un'occhiata un po' alla formazione, perché allora Doig a sinistra confermato, a destra abbiamo detto Terracciano, lì davanti signori ho venduto Henry. Tra l'altro c'è anche Buonazzoli, però Buonazzoli è in prestito. Vi ricordo che possiamo fare massimo 3 colpi per ogni sessione di calciomercato, quindi io direi di prendere di sicuro una punta. Come secondo colpo potremo prendere una T al posto di Buonazzoli. E il terzo colpo vediamo se farlo a centrocampo oppure se prendere un difensore centrale, oppure perché no un portiere che nelle simulate è importante. Però partiamo dall'attaccante. Guardate chi voglio acquistare: Højlund del Manchester United, giocatore che ha una clausola rescissoria di 45 milioni che io non voglio assolutamente pagare. Trattiamo subito con il Manchester United perché dovrebbe costare circa 20 milioni. Mettiamo però come sempre il portiere come contropartita per sapere più o meno il prezzo che ci fanno: 30 milioni e 4. Allora provo ad abbassare magari mettendo anche una clausola. Vuol dire che ovviamente mi avete suggerito di non utilizzare sempre la clausola. Avete ragione, però in questo caso signori Højlund è un giocatore che non venderemo mai. 25 più 25, affare fatto. Signori, abbiamo fatto il colpaccio. Per quanto riguarda invece il ruolo della T, voglio andare su Ben Seghir, giocatore del Monaco. Eccolo qui, ha una clausola rescissoria di 13 milioni che noi non paghiamo perché dovrebbe costare circa 7-8 zeppole. Mettiamo però come sempre il portiere come contropartita che magari ci fanno uno sconticino. Vediamo, 4 milioni e mezzo. Io accetto subito perché mi sa che questa cifra è già molto più bassa del normale e quindi va bene così. Come ultimo acquisto andiamo su un portiere molto molto interessante che volevo acquistare anche con il Genoa, se non ero, non mi ricordo. Comunque volevo già acquistarlo negli episodi precedenti di questa serie, non ci sono riuscito e quindi lo voglio prendere adesso. Questo è un portiere straordinario che cresce subito, quindi o si prende adesso o non si prende più. Mettiamo come contropartita Montipò e attenzione perché potrebbero forse accettare anche uno scambio alla pari. Vediamo, Montipò per Verbruggen. Ah, la trattativa è giunta a un punto morto perché questo qui è De Zerbi, bello, perché hanno lo stesso valore, hanno lo stesso identico valore, però purtroppo sono messi a ridere, si prendono a gioco di noi questi babbuini. Allora metto di nuovo il portiere come contropartita e vicino questa volta ci metto la bellezza di 7 milioni di miliardi. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che l'affare si fa. Adesso hanno accettato subito, va bene, sono contento. Però questo è il terzo e ultimo colpo
della prima stagione. Sono andato un po' avanti nel calendario perché ho cambiato ruolo a Doig, ci volevano un po' di settimane, quindi sono andato un po' avanti, ho giocato anche le prime partite e devo dire che non siamo andati male, male, male. Questa qui è la squadretta comunque con Benzeghir 73, Holun 77 e il portiere 76, ma con un potenziale straordinario. Le prime tre partite, vittoria con il Sassuolo 1-0, poi pareggio con la Roma e pareggio con l'Empoli. Non male. Non ci resta a questo punto che simulare tutta quanta la stagione, ci vediamo direttamente alla fine della stagione per commentare insieme le ultime partite. Ultime partite della stagione, contro il Torino perdiamo 3-1 in casa, chiudiamo poi con la Salernitana con una bella vittoria in trasferta e l'ultima partita in casa contro l'Inter 1-1. Ci sta, un po' pareggio contro una grande squadra. Allora, alti e bassi durante questa prima stagione, tante vittorie importanti però anche tante cadute di troppo, come ad esempio la sconfitta con l'Udinese oppure la sconfitta con il Sassuolo, partite in cui secondo me potevamo fare meglio, anche la sconfitta 2-0 con il Cagliari. Andiamo subito a vedere la classifica perché siamo arrivati dodicesimi, l'obiettivo era quello di terminare a metà classifica e ci siamo riusciti. Come è cresciuta però la squadra? Allora, Højlund è un 81, Benzeghir 76, Doig è già un 80 e anche Terracciano ha fatto più 4 perché era un 70. Molto bene anche il portiere, 79. Il primo anno, secondo me, nel primo anno ci siamo mossi bene. Potevamo forse prendere qualcuno già più forte fin da subito, ma con queste squadre bisogna ragionare sul lungo periodo. Tanto arrivare dodicesimi, arrivare decimi, arrivare settimi non ci cambia assolutamente niente alla prima stagione. Andiamo a vedere un attimo la brosa, perché le statistiche sono queste: Højlund capocannoniere con 15 gol e poi c'è Ndonge. Occhio a questo giocatore, signori, perché potrebbe essere lui la terza bandiera. Ha 24 anni, è una T, ha fatto più 4 e ha anche fatto bene, ha segnato 8 gol, gli stessi di Benzeghir. Sono contento. L'anno prossimo perderemo un centrocampista centrale, eccolo qui, che ha fatto bene, 4 gol e 4 assist, lo perdiamo perché è in prestito, e perdiamo anche Foloruncio, che ha giocato 28 partite facendo un gol e 3 assist. Bene, prima stagione molto molto positiva, non ci resta a questo punto che avanzare, ci vediamo direttamente all'inizio della seconda, sperando di non avere come obiettivo la qualificazione a una competizione europea, altrimenti spengo tutto e il video finisce. Budget della seconda stagione 34 milioni, ok. Allora, questa è la situazione, io l'attacco non lo tocco, questi tre ovviamente sono confermati, così come anche gli esterni. Poi a centrocampo c'è Duda che è un 74 e c'è quest'altro che è un 75, ci manca qualcosina anche in difesa, abbiamo un 76 di 29 anni, un 76 e un 79. Allora, io direi che possiamo prendere un difensore centrale e un centrocampista centrale, quindi un colpo in difesa, un colpo a centrocampo. Sono poi tantissimi giocatori scontenti, quindi mi sa che tantissimi di loro vogliono più soldi perché sono cresciuti. E purtroppo, signori, è per questo motivo che io non spendo mai tutto il budget, perché tanti soldi vanno conservati per i rinnovi. No, è in prestito Bissek. Ma come in prestito? Aspettate, no, mi puzza sta cosa. È in prestito il primo giorno dell'anno. No, aspetta, avanziamo della stagione. Avanziamo di un giorno perché magari l'hanno mandato prima in prestito e adesso è tornato. Vediamo. Sì, è tornato, è tornato. E voglio prenderlo, voglio prendere un giocatore veramente molto molto interessante che stavo sondando anche per la prima stagione, poi alla fine non l'ho più preso perché si potevano fare massimo 3 colpi. Provo a mettere il portiere come contropartita, vediamo un po' che cosa ci dice l'Inter. Vogliono 21 milioni e 3, porca di quella miseria. Posso mettere come contropartita un difensore centrale, ora lui lo possiamo confermare perché comunque ha un buon valore, è giovane ed è un 79. Possiamo magari mettere sul mercato, possiamo mettere sulla trattativa, nella trattativa, questo polaccone qui che vale 16 milioni e quindi posso, sì, magari vale 6 milioni e quindi posso abbassare la cifra e provare con 14-13 più clausola, 13 più contropartita più clausola, non sono interessati al pischello. Mi sa che mi tocca accettare, provo con 18-3, la tensione è molto molto alta, 19-8, più di così non posso trattare, quindi affare fatto, preso Bissek per 19 milioni e 8. Prima di fare il secondo colpo, voglio un attimo dedicare 30 secondi della mia vita per rinnovare tutti quanti i giocatori che hanno il contratto in scadenza e soprattutto tutti quelli che sono cresciuti e che di conseguenza vogliono più soldi. Faccio tutte queste cose e poi vediamo se ci sono i presupposti per fare un altro acquisto, perché secondo me non ci sono. Budget di 700.000 euro, quindi mi sa che il secondo colpo salta. Ho dovuto praticamente rinnovare tutta quanta la squadra, tutti sono cresciuti, tutti volevano il rinnovo, tutti volevano più soldi e quindi ho dovuto dare priorità a questo. Questa però è la formazione con Bissek che è solo un 76, quindi lo stesso vero del polaccone, ma il polaccone ha accettato un ruolo turnover, quindi per adesso lo possiamo tenere. Poi se dovesse rompere le scatole durante la stagione non vi preoccupate che lo mando via io. Per il resto la squadra è confermata, siamo praticamente gli stessi della
l'anno scorso, però la maggior parte di questi giocatori sono giovani e quindi cresceranno. Di conseguenza, anche se non li cambiamo, siamo più forti anno dopo anno. Non ci resta a questo punto che simulare. L'unica preoccupazione che ho è quella relativa agli obiettivi, perché abbiamo l'obiettivo di arrivare purtroppo in una competizione europea. Seconda stagione con il Verona, l'obiettivo è arrivare settimi. È qualcosa veramente di imbarazzante. Simuliamo e vediamo quello che riusciamo a fare. Situazione è molto critica, signori. La barretta è quasi sul rosso. Vediamo un po' le ultime partite. 2-1 contro il Cagliari. Chiudiamo in trasferta contro la Juventus con un pareggio 1-1. Allora, non siamo andati malissimo, perché siamo addirittura arrivati in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo pareggiato 2-2 la partita di ritorno, però purtroppo l'ultima partita l'abbiamo persa 3-2, quindi la Roma va in finale. Abbiamo fatto comunque delle buone partite, abbiamo fatto addirittura 3 vittorie su 4 nel mese di maggio, però mi sa che non siamo assolutamente arrivati in zona Europa League. Siamo arrivati infatti decimi con 54 punti. Resta una stagione molto positiva per me, però a quanto pare per il gioco no. Andiamo subito a vedere la squadra, perché Højlund è un 85, Benseghir un 78, Doig 83, molto bene anche Bissek, ma anche quell'altro difensore centrale 82, molto bene anche il portiere 82 anche per lui, Terracciano 77. La squadra è buona, la squadra è veramente molto 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 buona. Bisogna solo prendere un centrocampista centrale oppure un difensore centrale più forte di Magnani, che non è neanche giovanissimo. Andiamo a controllare un attimo la sua età, sono 29 anni per lui, anche se in panchina c'è Amione, che non è male, ha 23 anni e un 76, quindi mi sa che ha giocato lui. Non siamo messi male, forse questo modulo in game non rende tantissimo, perché effettivamente guardando gli overall, qualcosina in più del decimo posto dobbiamo fare. Mi sa che la società ha ragione, ci sono tantissimi giocatori scontenti. Dopo ci guardo. Capocannoniere Ngonge, 21 reti e 4 assist, addirittura più di Højlund. E allora lo confermo come bandiera. Attenzione, perché c'è anche Amione, che potrebbe essere considerata una bandiera. Un giocatore molto molto interessante, con un buon potenziale, che non ha giocato tantissimo, solo 19 partite, però è cresciuto, ha fatto più 3 e adesso è un 76. Vediamo il budget della prossima stagione, perché io do priorità al centrocampista centrale. Se il budget è molto 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 elevato, possiamo poi prendere in considerazione l'idea di cambiare anche il difensore. Non lo so, potremmo anche prendere due centrocampisti più forti, visto che il centrocampo è il nostro punto debole. Comunque, avanziamo, non siamo stati esonerati, non si sa come. Andiamo avanti e vediamo il budget della terza stagione. Terza stagione appena iniziata, budget di 39 milioni. E purtroppo con questo budget facciamo fatica a fare più di un colpo, quindi ci limitiamo a un solo grande acquisto. Ho in mente due nomi. Il primo è Barrios, centrocampista molto molto interessante dell'Atletico Madrid. Dovrebbe essere lui, Pablo Barrios. Eccolo qui. Passerà però all'Osasuna all'inizio del calciomercato, quindi lo possiamo forse prendere tra un giorno. Nel frattempo metto sul mercato anche la seconda scelta, ovvero Scott, Alex Scott. Eccolo qui. Lui dovrebbe costare leggermente di meno e ha un buon potenziale. Vediamo quello che riusciamo a fare, con la possibilità ovviamente di mettere come contropartita uno dei nostri centrocampisti centrali. Tra l'altro, se non erro, Onglali, come cavolo si chiama, ha chiesto la cessione. Potrei sbagliarmi, vediamo. Sì, ha chiesto di essere ceduto, è anche scontento per i pochi soldi che guadagna, però non posso rinnovare il suo contratto, quindi potremmo confermare Duda, anche se ha 30 anni, e mettere sul mercato, comunque mettere come trattativa, mettere in trattativa Ongla, in modo tale da ovviamente risolvere un altro problema. Morale dei giocatori su questo gioco è fondamentale. Allora, parliamo prima con Barrio Sama e via in prestito. Porca miseria, siamo stati fregati. Allora andiamo su Scott, giocatore molto 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 interessante. Dovrebbe avere solo un punto in meno di potenziale minimo rispetto a Barrios, però resta comunque un giocatore molto molto valido. Metto come contropartita Mattia Chiesa, vediamo un po' che prezzo ci fanno. Oh, vogliono, no, non ve lo posso dare. Quasi uno scambio alla pari, quasi uno scambio alla pari, ma non ve lo posso dare. Il giocatore è straordinario e lui è una delle nostre bandiere, quindi non posso assolutamente fare questa trattativa in questo modo. Allora, togliamo, però più o meno vogliono 31 milioni per questo Alex Scott, e noi ce la facciamo, quindi questa è comunque una cosa positiva. Voglio proporre però un altro scambio, come ho detto prima, e voglio mettere Hongla, che vale 8 milioni. Se vogliono circa 30 milioni più
8, possiamo fare 22 allora, per arrivare più o meno a 30 milioni, così li accontentiamo. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che l'affare si fa molto bene. Sono riuscito a completare tutti quanti gli obiettivi e il resto del budget, ovvero 6 milioni, me lo tengo per rinnovare eventuali giocatori scontenti nel corso della stagione. Questa qui quindi è la squadra con ovviamente Amione, dove sta? Eccolo qui, titolare, 82 al centro, Scott 78 con un potenziale incredibile e poi Duda che viene confermato. Ho sul mercato ancora Barrios che è in prestito, l'idea è quello di acquistarlo nel corso della prossima stagione, quando rientrerà poi dal prestito. Attenzione a Ben Sekir perché mi ha chiesto la cessione, non so per quale motivo, ma vuole andare via. Io provo a tenerlo anche perché ha un contratto molto importante di 4 anni, 3 anni, 5 anni, quindi non può andare via a zero. Speriamo di convincerlo facendolo giocare, lui è titolare, è il più forte in questa posizione, quindi dovrebbe giocare sempre lui. Speriamo di convincerlo magari arrivando a giocare una competizione europea. Sarebbe un peccato mandarlo via perché è un giocatore giovane che sta facendo bene e che soprattutto cresce tantissimo, quindi speriamo di risolvere questo problema. Questa qui quindi è la squadra, questo è il Verona della terza stagione. L'obiettivo che ci chiede la società è sempre quello della qualificazione a una competizione europea, quindi la situazione è veramente critica. Ci vediamo direttamente il 30 maggio, ma le ultime partite stagionali le commentiamo insieme. Vinciamo 4-0 con il Bologna, vinciamo 1-0 contro lo Spezia, ultima partita, anzi penultima partita contro il Torino 1-1, chiudiamo in casa contro la Lazio con un pareggio 0-0. Ok, stop, non siamo andati male, la barretta è verde, quindi secondo me siamo arrivati in Europa League o comunque in zona qualificazione per una competizione europea. Tra l'altro siamo arrivati di nuovo in semifinale di Coppa Italia, l'anno scorso con la Roma, quest'anno con il Milan, nonostante la vittoria nella partita di ritorno, purtroppo il turno non l'abbiamo passato e quindi non abbiamo avuto la possibilità di giocare la finale. Poco importa però, guardiamo subito la classifica perché noi siamo arrivati ottavi con 54 punti. Manchiamo ancora la qualificazione a una competizione europea, però la società è contenta, la barretta in alto a sinistra è verde, pollicioni in su e quindi contenti loro, contenti tutti. Vediamo subito la squadra però, con Duda che è leggermente stanco, non sa per quale motivo, ha fatto serata, Ben Sekir 82, Højlund 88, mamma mia però che squadra, che squadra. Allora, sono solo un po' preoccupato per Terracciano perché lui è la terza bandiera, quindi non lo possiamo cambiare. Abbiamo però ancora due pedine da poter cambiare, Amione e soprattutto Duda. Speriamo però di avere un budget importante. Io voglio la qualificazione a una competizione europea non tanto per fare l'obiettivo, ma per avere un budget molto più alto rispetto al normale, anche perché il livello della squadra inizia ad essere molto 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 importante, quindi non abbiamo bisogno abbiamo bisogno almeno di 50-60 milioni per fare un vero colpo. Guardiamo comunque le statistiche. Capocannoniere Højlund 23 gol, molto bene anche la nostra bandiera 21-5, 9-3 per Ben Sekir, ma Ben Sekir vuole ancora andare via, ha chiesto di essere ceduto. Quanti anni ha di contratto? Ancora 2 anni di contratto. Porca miseria, allora io un altro anno glielo faccio fare, però poi devo venderlo perché poi altrimenti lo perdiamo a zero oppure lo mettiamo come contropartita. È un giocatore che vale abbastanza, 41 milioni, potremmo anche cederlo nel corso della prossima sessione di calciomercato, però è un peccato, è un peccato perché è un giocatore fortissimo, lo sta rendendo bene 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 bene, però comunque ha 21 anni e questo diventerà almeno 90. Va bene, comunque avanziamo, prossima stagione, guardiamo il budget e vediamo di prendere Barrios, il giocatore che abbiamo seguito l'anno scorso, quest'anno poi con l'Atletico Madrid. Quarta stagione appena iniziata, budget di 59 milioni, mi hanno ascoltato, il presidente ha ascoltato il mio discorso motivazionale e quindi ha aperto il portafoglio e ha cacciato i soldi. 59 milioni per migliorare questa squadretta. Allora, andiamo subito nel mercato perché il nostro Barrios quanto costa? È ancora in prestito? Sì, è ancora in prestito, tornerà probabilmente tra un giorno, quindi aspettiamo 24 ore. Vediamo, perché se costa poco potremmo magari fare due colpi oppure potremmo prendere un centrocampista centrale più forte. È tornato? Oh, è tornato. Trattiamo subito quindi con l'Atletico Madrid. Mettiamo come sempre il portiere come contropartita che vale 100.000 euro. Kelly. Vediamo un po' quanto vogliono. Vogliono Ben Sekir. Oh, quanto vogliono?
Ragazzi, ma vale 41 milioni più 15? Vogliono 60 milioni per Barrios. So. Oh! Allora, togliamo subito lo schema. Magari ci posso mettere come contropartita Duda. Al massimo, se proprio volete un giocatore. E vicino ci metto 35 milioni. Cioè, ma noi esageriamo, forse anche 45, perché ne volevano 60. 45 milioni più clausola del 15% più Duda. Vediamo un po' se accettano. 51,4, non sono interessati a Duda. E va bene, posso calare un pochettino allora. 46. Ma benissimo, 46 milioni. Vediamo un po' se accettano questa offerta. 49,9, va benissimo così. Affare fatto, Simeone, accetto, ci sto. Non pensavo di pagarlo così tanto, eh. Eppure non ha neanche la valutazione, vedete, quindi va seguito il giocatore per scoprire il suo valore. Questo vuol dire che è sotto l'82, però ha comunque un prezzo abbastanza importante. Sono contento però, 43.000 di stipendio più bonus, affare fatto, Barrios è l'unico colpo quindi della quarta stagione, anche perché gli altri soldi li devo utilizzare per rinnovare tutti quanti i giocatori e per fare gli obiettivi. No, si è fatto male Doig, porca di quella miseria, si è fatto male Doig. Mi è arrivata la mail, andiamo subito a vedere. Giocatore infortunato, 7 settimane, spalla lussata. Porca miseria. Vabbè dai, sono solo 7 settimane, poteva andare peggio. Comunque, abbiamo preso il nostro Barrios a centrocampo. Eccolo qui, è un 82. Grande colpo questo, grandissimo colpo. Benzekir vuole ancora andare via, per adesso lo teniamo. Ho completato già tutti quanti gli obiettivi, ho rinnovato anche tutti quanti i contratti e il nostro budget è di 2 milioni, quindi non possiamo fare niente. Occhio però all'obiettivo, quello del campionato, perché addirittura questa volta ci chiedono di arrivare in Champions League, perché giustamente non siamo arrivati neanche in Conference, ma loro mi dicono di andare in Champions. Va bene, però se dobbiamo essere proprio sinceri, la squadra è molto forte, eh? Cioè siamo veramente forti. Non siamo secondo me da primo posto, secondo posto, però al quarto posto ci possiamo arrivare. È molto difficile, anche perché secondo me questo modulo in game non rende, in simulata non rende, è molto difficile. Però questa volta sono sincero, l'obiettivo non è poi così tanto assurdo. Ecco, mettiamola in questo modo. Andiamo alla fine della stagione allora, vediamo quello che riusciamo a fare. Speriamo di non essere esonerati. E occhio anche allo scudetto, perché non abbiamo le competizioni europee. Quindi magari accade il miracolo. È la terza volta di fila che arriviamo in semifinale di Coppa Italia. Questa volta becchiamo il Lecce. Se non passiamo con il Lecce impazzisco. 2-1, passiamo il turno, quindi siamo in finale di Coppa Italia per la prima volta in questa carriera. Bene, in campionato però stiamo andando veramente molto molto male. Vinciamo adesso con l'Atalanta e la Coppa Italia la perdiamo 4-3 contro l'Inter. Ok, da un lato forse è meglio così, perché secondo me in campionato non siamo arrivati neanche in top 7. Ho questa sensazione. Ci siamo ripresi un po' sul finale, ma siamo partiti veramente veramente male. La barretta però è verde, quindi va benissimo così. Andiamo a vedere la classifica, perché siamo settimi. Ok, quindi siamo in Conference League. Una cosa positiva o negativa questa? Non lo so, perché la coppa ci toglierà tantissime energie. E abbiamo visto che già senza la coppa internazionale facciamo fatica in campionato. Con altre 10 partite in più sulle gambe, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Comunque, guardiamo un attimo la rosa, perché Doglie un 87, Terracciano 79, Oilund 90. E poi c'è l'incognita Benzekir. Vuole ancora andare via? Tanto guardate qua. Vuole andare via anche questo, porca miseria. Allora, qui bisogna un attimo sistemare la cosa. Ma qua comunque, cioè, quest'anno davvero, cioè, è scandaloso, raga. Cioè, anche giocatori, questo qui, per quale motivo? Ma perché? Cioè, è questo che mi fa esonerare. Questo qui è il 56 algerino di 17 anni che vuole giocare. O che vuole più soldi. Vabbè, queste cose le faccio dopo, off video, non voglio annoiare troppo. Vediamo un attimo Benzekir. No, ragazzi, Benzekir vuole andare via. Porca di quella miseria. Siamo costretti a sacrificare un giocatore importante come Benzekir. Adesso sapete cosa faccio? Lo metto sul mercato ora, perché non è ancora in scadenza. È già sul mercato di default. È arrivata un'offerta. Anche questo vuole andare via. Lo cediamo per 3 milioni e mezzo. Terracciano lo blocchiamo. Andiamo avanti piano piano, perché voglio aspettare un'offerta per Benzekir. Se riusciamo a piazzarla adesso, lo possiamo secondo me piazzare una cifra più alta rispetto all'anno prossimo. Purtroppo non arrivano offerte e di conseguenza mi sa che siamo costretti a piazzarlo direttamente nella prossima stagione, la quinta di questo Road to Scudetto con il Verona. Andiamo subito a vedere il budget. 66 milioni.
milioni per migliorare questa squadretta. Allora, mi è venuta una piccola idea, una pazzia. Perché c'è un giocatore che non gioca più, ma che in teoria è rinato con un altro nome. E stiamo parlando di Lionel Messi, che è un AT. Infatti, voglio cercare tutti quanti gli argentini AT che dovrebbero essere pochi. Eccolo qui, Daniel Carrizo. Mi sa che è lui, però è svincolato. E gli svincolati non valgono. No, ragazzi, mi dispiace. Anzi, non so se sia lui per davvero. Perché non c'è scritto che ha un grande potenziale. Però i svincolati non si possono prendere, perché altrimenti è troppo facile. Quindi addio idea Messi. Allora andiamo su un altro AT veramente molto molto interessante: Gakpo del Liverpool. Ha il contratto in scadenza anche lui. Trattiamo subito con la squadra di Klopp, mettendo come contropartita ovviamente il nostro attaccante che vuole andare via. Eccolo qui, 54 milioni di valore. E il vicino ci posso mettere la bellezza di 20 zeppole per arrivare più o meno vicino ai 75. Che cosa ci dicono? Che ne vogliono 36 e 3. Ah, passiamo ancora leggermente. Possiamo fare 30 spaccati più clausola del 15%. Vediamo un po' se Klopp accetta. Klopp accetta. Quindi abbiamo preso Gakpo. È un po' avanti con l'età, perché ha 28 anni. Cioè, in realtà non è che è vecchio, però comunque non è neanche giovanissimo. Ma in teoria, con la squadra che abbiamo, entro 3-4 stagioni il campionato dovremo vincerlo. Anche perché se non lo vinciamo, mi sa che ci cacciano. Quindi o è una o è l'altra cosa. Non c'è un'altra strada, ecco. 165.000 di stipendio, quindi più bonus. Abbiamo ancora 27 milioni da investire. Non è una cifra molto molto importante, perché avete visto che ho praticamente mezza rosa triste, perché vogliono più soldi. Quindi mi sa che Gakpo potrebbe essere l'unico colpo della quinta stagione. Amione è cresciuto, Amione si è bloccato. Mi servirebbe un altro difensore centrale. C'è Coppola che è un 77, ha 23 anni, però comunque non è fortissimo. Sì, diciamo che la squadra è molto molto buona, perché Doig comunque è la bandiera. Ngonge qui non lo posso cambiare perché è la bandiera, quindi anche se un 83 deve restare. Stessa cosa per Terraciano, 24 anni, 79, si è un po' bloccato, perché era cresciuto molto bene nelle prime stagioni, poi si è bloccato nonostante il baghettino del cambio ruolo. Questi tre giocatori non li posso cambiare, quindi l'unico che posso cambiare è il difensore centrale. Potremmo prendere sì un vecchiaccio, però a me queste cose comunque non piace fare. Andiamo un attimo nella brosa e andiamo a rinnovare tutti quanti i giocatori in scadenza, che sono tanti. Mamma mia, tutta la squadra in scadenza. Questo qui l'abbiamo venduto. Li metto qui con il turbantello, li rinnovo tutti e vediamo poi quanti soldi ci avanzano. Ho fatto tutto! Questa è la squadra con Gakpo, quindi 88 titolare, e mi sa che ci tocca confermare Coppola, perché il budget è di 10 milioni. Come ripeto sempre, non possiamo esaurire tutto il budget, perché durante la simulata io mi fermo, anche se non lo vedete, io mi fermo per rinnovare ogni 3-4 mesi tutti quanti i giocatori scontenti. Quindi comunque non posso restare a zero. Questa qui è la squadretta, io sono molto molto contento comunque di quello che siamo riusciti a fare. Siamo alla quinta stagione e l'obiettivo della società è ancora una volta la qualificazione alla Champions League. Noi però non riusciamo neanche ad arrivare in Europa League, cioè, per farvi capire come siamo messi. La situazione, signori, è molto molto critica, però noi non ci arrendiamo. Siamo anche in Conference League e abbiamo anche l'obiettivo di vincere alla Conference. Quindi andiamo avanti. Segno della croce, preghiamo in ginocchio e speriamo di riuscire ad arrivare fino in fondo. Quarti di finale di Conference League, vinciamo 2-0 la partita di andata e se non erro siamo di nuovo in semifinale di Coppa Italia. Cioè, siamo degli specialisti, signori, della Coppa Italia, quarto anno consecutivo in semifinale. Vinciamo 4-1 con la Roma, quindi voliamo in finale. Semifinale invece di Conference League contro il Nizza, 2-1 la partita di andata. Il totale è 3-2, quindi siamo in finale di Coppa Italia contro il Milan e vinciamo 3-1. E siamo anche in finale di Conference League, giusto? Sì, contro il Borussia, impronunciabile. Mi sa che si ferma il 31, vediamo un po'. Si ferma e quindi lo guardiamo insieme questo risultato, perché vinciamo 3-1 e quindi ci portiamo a casa la Coppa Italia e anche la Conference League, e quindi salviamo la panchina. Mamma mia, che sudata, signori, ce l'abbiamo fatta. Sono contento però. Gakpo 90, porca vacca. Terraciano ha fatto solo più uno. Dai, però è impossibile, ragazzi. Perché non cresce Terraciano? Anche il baghettino del cambio ruolo, come fa a non crescere? Ha fatto solo più uno, è anche giovane, ha 24 anni. Com'è possibile? Non lo possiamo cambiare, lui è la bandiera, non possiamo toglierlo. Comunque, cosa abbiamo fatto in campionato? Siamo arrivati quinti, quindi non siamo in Champions. Non siamo in Champions, per un solo punto non siamo in Champions. Siamo in Europa League, sia perché siamo arrivati quinti, sia perché abbiamo vinto la Conference League. L'Inter vince
vince con 89 punti. E il risultato, quello massimo, è ancora molto lontano: 89 loro, 70 noi. C'è tanto lavoro ancora da fare. Noi però possiamo cambiare un solo giocatore praticamente, ovvero Coppola. Quindi io direi di andare avanti. Anzi, prima guardiamo le statistiche, perché il capocannoniere è Gakpo. È lui, signori, che ci ha fatto fare il salto di qualità. 30 gol per Gakpo, 28 per Højlund e Ngonge che ne fa 13. Bravo anche Doig e bravo anche Barrios con 13 assist e 6 reti. Bravo. Allora, io direi di avanzare subito perché dobbiamo iniziare insieme la sesta stagione. Guardiamo il budget e possiamo cambiare solo il difensore centrale, Coppola. Quindi tutto il budget lo investiamo per prendere un grande difensore centrale, magari anche un 87, un 88, più o meno del livello di Gakpo. Così facciamo il salto di qualità anche nelle retrovie. Questo è il piano, questa è la strategia. Ci siamo, sesta stagione appena iniziata, budget di 122 milioni. Allora, siamo nel 2028 e c'è un giocatore che è in scadenza nel 2028, ma è impossibile che non abbia rinnovato il contratto. Sto parlando di Alessandro Bastoni, gioca ancora nell'Inter, non ha il contratto in scadenza, vale 100 milioni. Trattiamo subito con l'Inter, si può chiudere intorno ai 115, la vedo veramente difficile, ci voglio provare. Magari mettendo come controparti del nostro difensore centrale Coppola, che vale 10 milioni, perché comunque in panchina c'è un Camione, c'è Costa che viene dalla Primavera, quindi comunque possiamo sacrificare, anzi sacrifichiamo Amione che ha 2 anni in più, e vicino ci metto la bellezza di 100 milioni, quindi andiamo più o meno a 110. Cosa ci dicono? Che ne vogliono 108. A fare fatto, Alessandro Bastoni è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Io questa cosa la devo far vedere, io devo prendere un veterano per completare l'obiettivo, e quindi ho cercato negli svincolati un giocatore anziano ed è uscito Rui Patricio, che gioca ancora, è un 68 e quindi mi tocca prenderlo. Non me la posso non mettere sta parte, raga. Rui Patricio, quarantenne, 68. Piccolo recapino comunque per quanto riguarda la squadra titolare prima di simulare, con Bastoni che è un 90 e che viene messo quindi al centro della difesa. Questa è la squadretta. Siamo quindi all'inizio della sesta stagione. Sono veramente molto contento. Le tre bandiere ci sono: un 90, un 85 e un 81. La squadra mi piace. Secondo me ci sono i presupposti anche per vincere il campionato adesso. Però avete visto che in campionato continuiamo a fare fatica. Siamo specializzati nelle coppe, soprattutto nella Coppa Italia. Non so per quale motivo, però in campionato facciamo fatica. Andiamo a vedere un attimo gli obiettivi, perché l'obiettivo che ci chiedono è quello della qualificazione alla Champions League. Ok, e devo anche raggiungere la finale di Europa League. Con questa squadra, secondo me l'obiettivo potrebbe anche essere quello della vittoria dello scudetto, perché siamo veramente, veramente forti. Però siamo stati graziati. Non ci resta a questo punto che simulare. Ci vediamo direttamente alla fine della stagione, sperando ovviamente di essere ancora qui. Semifinale di Conference, signori, di nuovo semifinale di Conference. Perdiamo 5-4, forse calci di rigore, vinciamo poi, perdiamo la Coppa, non sta capendo niente, perdiamo la Coppa Italia con il Milan 2-2, l'ultima partita in campionato contro la Juventus, vince la scarpa d'oro addirittura il nostro attaccante. Allora, calma, facciamo un attimo un recap della situazione, perché siamo nuovamente arrivati in finale di Coppa Italia, in semifinale di Conference League, dopo aver battuto la Roma ai quarti. Noi siamo però riusciti a superare il girone di Champions, il girone di Europa League, anzi con la squadra straordinaria che abbiamo. La barretta però è arancione. In campionato non siamo andati male. Guardiamo la squadra con Højlund 94, da pallone d'oro praticamente, Gakpo 91, Bastoni 90, Terracciano 82. Le tre bandiere ci sono. In coppa abbiamo fallito, però la barretta non è rossa e arancione. In campionato siamo arrivati primi con 80 punti. 80 punti in campionato. Mamma mia, l'abbiamo vinto con un punteggio veramente, veramente basso. Non mi ricordo quando è accaduta questa cosa, ma forse 3-4 episodi fa, in una simulata, la quinta ha fatto 81 punti e non è arrivata in Champions, appunto. È arrivata al quinto posto. E io ho detto, non ho mai visto in vita mia una squadra quinta con 80 punti. E guardate adesso che cosa è successo. 80 punti per noi, primi. Siamo stati molto fortunati, perché raramente si vince un campionato con così pochi punti. Però sono contento, perché la squadra che abbiamo costruito è veramente, veramente bella. Tanti giocatori interessanti, tanti giocatori fortissimi. Doig, bandiera 91, Ngonge, bandiera 87 e Terracciano, bandiera 82. Lui è l'unica delusione di questo video, perché
davvero 26 anni, 82, ma lui era veramente un pischello interessante, è cresciuto tantissimo nelle prime stagioni, poi si è bloccato e ha fatto praticamente più uno a stagione, che con il baghettino del cambio ruolo è una cosa veramente ridicola. Però poco importa e continua la maledizione della Champions League, perché questa squadra incredibile che ha vinto il campionato non ha giocato neanche una partita di Champions League. Non è la prima volta che accade questo in questa serie. Concludiamo guardando un attimo le statistiche, perché il nostro capocannoniere è Højlund, 36, nessuno come lui, 36 gol, 19 per Gonge e 15 gol per Gakpo, molto bene anche Doig, 11-4, e anche Scott, che ha fatto bene l'anno scorso, ha fatto bene quest'anno, e anche Barrios, che se non erro era l'assist man anche l'anno scorso, forse, o mi ricordo mai, non lo so, però molto bene i nostri due centrocampisti. Terraciano invece, anche lui, signori, cioè in difficoltà a livello di crescita e in difficoltà anche a livello di prestazioni, perché 44 gol, sì, magari 44 partite, un solo gol, nell'altra fascia Doig 11 gol, 4 assist, quindi il divario è abbastanza importante. Concludiamo quindi con la classifica aggiornata, con il Verona che si porta a casa il campionato in 6 stagioni, lo stesso identico risultato del Genoa. Sono molto contento perché non siamo stati mai esonerati tranne con l'Atalanta, infatti è per questo motivo che l'Atalanta all'asterisco. Molti nei commenti mi hanno chiesto questa cosa, l'Atalanta all'asterisco perché abbiamo vinto il campionato quando siamo stati esonerati. Andate a vedere il video con l'Atalanta e capirete un po' come è andata la situazione, come è andato il percorso. Però sono veramente contento perché stiamo vincendo sempre il campionato con tutte le squadre senza nessun esonero. Adesso abbiamo l'Inter, la Juve e la Lazio, quindi 3 video abbastanza facili in cui respiriamo un po'. Per fare questi video ci metto tipo 3 ore e mezza, 4 ore addirittura con il Frosinone. Con l'Inter, con la Juve e con la Lazio saranno video anche un po' più facili da registrare e magari video un po' più corti, però ci sta, video un po' più leggeri. Poi magari siamo sfortunati e con la Lazio lo vinciamo in 8 anni, può succedere di tutto, però almeno sulla carta dovremmo essere avvantaggiati rispetto al Verona e al Frosinone. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video da inizio fino alla fine. Vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto per avere domani alle 14:30 il prossimo video, che sarà con l'Inter, una delle candidate alla vittoria finale di questa serie. Qui dal Verona è tutto, ci vediamo domani e stasera con il Cambridge, ore 19. Bella!